Adriano. Yuri, e t'ho sentito, sai? E ti ho gridato anche oggi. Complimenti, guarda. Bell'esempio. Guarda che scrivo. Oggi non è giornata. Questa resta, no, non è scriva. Venga, via, dai, trofe. No, io scrivo. Scendi immediatamente. Un minutino. Fu Adriano, per questi ragazzi è po' smesso. No, t'ho detto di no. Una canzone. No. Sono i ritornelli. E io ti metto la nota. E allora io anche. Io sono qui per predicare, tu dai per me guardare. Faccio solo quello che a me sembra giusto fare. Prego canto a tutto gas, sono gli angeli mi fans. Padre nostro, Baldini! No, vai, senti. Ragazzi! No. Ecco, ora tu lo senti, l'altro, ti sei buttato il pallone nella chiesa. Non ci va ripigliando, eh? E ora, e che si fa? Io ve l'avevo detto, eh? Ora se voi volete e voi venite a pigliarveli il pallone. No, io non capisco che fare. Grande Don Bagliuno, Pisquami Zero, dalla luce. Guarda che merda. Buongiorno. E dice che hai trovato i chiedi. Ben via, e che tutti i pettini. Zitta, ma oggi stanno stamani, va là. Madonna, e vengo alla piega, è una meraviglia. Va là. Brillantina Linetti, zan zan! Sì, Brillantina Linetti, con questo di Emma Sudicio, ma di Hello Massiccio! Sì, buona! Ciao mamma! Ci si vede? Ciao! Che tu spolveri, guarda che polvere fa questa! Poi che tu spolveri? Oh, ma quell'altra tu l'avessi mangiata. Sono a mezzo servizio oggi, va bene? Mm. Oh, guardi, Don Belli, chiodo l'ha aperto i bar, forza, buttami, lavata. Buttami di sotto. No, no, lavata da chiodo e lei solo, basta. Vada, via, via, via. Sto solo anch'io, sto meglio. Mamma, non mamma. Voilà. Buongiorno. Buongiorno. Ancora non si sa, c'ho la carburazione lenta. Fammi un caffè, guarda che piacere. Eccolo, pronto? Oh, ascolta un attimo, il primo è che non si butta. Ascolta, qui non si butta via nulla, nemmeno il sudicio per la terra. Vieni. Gli stanno. Fammi un altro per piacere, guarda. Non c'è più. Che tu fai? Tutti sta fuochi, ma dove tu fai? E non ti scappa a mia, eh.
Allora, se Gino. Va piano, tu mangi tutti sta fuochi ti fa un fiammazzone, poi dopo. Ma piano. È un telefiglio mica, Facevo per vedere chi era. Che tu pensi della Rubi? No, sono una fame, sta zitto. Non capivo nulla. Sono una fame. No, oh, tu ti avevo seduto, bevi. Ho fatto colazione stamani un'ora fa, a casa. Allora c'ho fame. Poi stasera figurati ci andavo a una premiazione. Intorno ai mezzi si mangia. Né quando si mangia né che schiavi segnavi. Se no vo giù, capito? Perché? Ma una premiazione? Dove mezzo si mangia? Mica sono dentro la busta io, mamma. Cavolo. Devo pigliare un cannocchiale più grosso. Metti in moto e così ne va, se ne va. Ti mangio lì, li fanno, oh! Ti mangio lì, li fanno, oh! I babbuini li fanno, oh! Oh, e tu hai rotto coglioni! Io allora vuol via. Siamo Gino e a questo punto chiamiamo sul palco il prossimo concorrente, Geppo! No! Non è assolutamente quello l'uomo giusto fatto apposta per te. Non sarò stato bravo a darti tutto quello che puoi, ma devi ammettere che sono molto meglio di lui. Con la sua faccia d'angioletto, la sua aria da innocente, non è certo quel che cerchi, non sarà mai divertente. Come me che ti facevo sempre ridere, come me quando dicevi sei incredibile, come me che adesso sono da buttare andata male. Hai ragione, sono niente, assolutamente niente senza te. E intanto io continuo a lavorare, intanto faccio finta di star bene, e intanto maledico lui che dorme accanto a te. E il tempo prova a fare il suo mestiere, intanto per riuscire a non pensare, intanto ti ripeto all'infinito che non è l'uomo giusto è fatto apposta per te. Secondo me questo è un bel pezzo. Bene, signore e signori, siamo giunti alla fine di questa bellissima manifestazione e a questo punto non ci rimane che chiamare sul palco il vincitore, che senza dubbio è Geppo. Prego Geppo, raggiungimi sul palco. Bene, e a questo punto Geppo non ci resta che consegnarti il premio, quindi chiamerei la valletta per la consegna del premio. Prego. Per il nostro Geppo, che a questo punto gli verrà consegnato dal nostro sindaco. Devo venire io? Prego, sindaco. Certo, sono il sindaco, sono io. Vengo io. Stasera. Grazie. Bene, presento il vincitore, Geppo. Ah, già ha vinto lui? Eh sì, li ha vinto lui, grande Geppo. Prego. Sì. Sì, certo, io li devo ringraziare tutti, ma soprattutto devo dire che vorrei devolvere questa vincita alla parrocchia di Greve Inchianti
nella persona del parroco, splendido parroco Don Aldo Belli. A questo punto ci resta che salutarci dandoci appuntamento al prossimo anno per la sesta edizione di questa bellissima manifestazione. Buonasera a tutti e arrivederci all'anno prossimo. Allora lo scrivo, a me non mi scappa nulla, tutto scritto qui, ora d'arrivo e di partenza. Io mi pagherei di sapere dove si infila tutti i fine settimana. Lino, guarda, c'è la tua moglie che non ha fatto lavorare. Con la mia moglie, la trovamo a lavorare, questa è venuta a rompere i coglioni, capito? Ciao Loretta, ciao, sono di fretta, sono in partenza, sto andando. Tranquilla. Che c'è? Loretta, mi guardi con sta faccia triste, non vado via tranquillo, no? Torno presto, piuttosto, pensa stamattina, no? Ti è piaciuto? Il che? Non si è fatto mia nulla. Si è fatto nulla, quello è il petting. E quando torno si pensa al resto, via. Fammi stare tranquillo, no? Dai. Quando torno? Si tromba! Chiediamo aiuto al Signore perché in questo mondo è veramente difficile essere se stessi, avere un proprio stile e pensare con la propria testa, essere limpidi davanti al Signore e senza maschera. Chiedete al Signore di aiutarvi a credere in Lui e a capire che Lui è con voi. Non avete bisogno di nessuna maschera per piacere agli altri. Non soffrire ed essere felici. La Bibbia dice: mi hai creato come un prodigio. Siete unici e speciali. Fatevi aiutare dal Signore ad essere voi stessi con tutte le persone che incontrate. Pregate il Signore senza tante formule o preghiere imparate a memoria. Insomma, siate voi stessi al 100%. Anche un po' meno. Certo, io non ci sono più preti di una volta. Il mondo cambia. Sì, però strani, e c'erano anche allora. Anche quello che faceva il cantante. Come si chiama? Don Bache? No, Don Lurio. No, quello faceva la messa ballata. Noi leggiavamo un giorno per diletto di lancia all'otto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun... Dario, dammi un po' di rosticciana, vai. Ti sistemo bene io. Perché come le dicevo, tutte uguali le donne. Per farsi mantenere le son capaci di tutto e le non son come noi ai nostri tempi. Ma lo saprei che fare, vai. Ma non so mica tutto, me la dice lei. No, non mi faccia parlare, Marcella, non mi faccia parlare. La lo sa, vero? A me le cose le mentrano di qui e le mescano di qua. Come di qua? No, volevo dire di qua. Ma perché? La Lauretta? Io. Che la mi dice? Oh, la santa bellina questa. Oh, dottore, l'aspettavo. Entri pure aperto. Messo. Dottore, la prego, la venga. E vengo, Lauretta, e che tu hai? Oh, non so.
C'è tutto un po' addosso. Sì, ora l'endemoniata, perché io te la chiamavo l'esorcista allora. Vabbè, che tua mamma... scherzi. Non scherzo. Oh, come tu fa a star male? Guardate che pezzo di filo. Ho andato a male, qui? Non so nemmeno io, più giù. Lo so. In dove? Qui? Più giù. Sì, e poi tuo marito che è qui? È su. Su in dove? In Alta Italia? No, più giù. Sì, più giù. Non gli hai tuo marito, giù o su? Dottore, è partito, sì, sai chi parte qui? Qui parto io. Senti, la mano calda. Mi sento già meglio. Accidenti, veloce, neanche fossi il mago do nascimento. Don Belli! E che la ci fa, Fabruni? Che sarà a farci? Sono a tagliare l'erba, no? Che tu vuoi da me? Sono venuto a confessarmi. Ora, tu ti devi confessare ora. Ti dico 4 mesi il giorno, tu ti devi confessare qui, ora. Che sono qui, in mezzo ai campi. Non Belli, è urgente. È urgente, se non ti proprio fa a meno, facciamolo ora, via. Perché è inutile che tu preghi, se tu stai in mezzo e ti pigliano, papà! Hai ragione. La detta parolaccia non si deve mai dire, però ti hai ragione, tu sei in mezzo anche te. Ho finito. Il riso non esiste più, non deve esistere più il riso. Ma che lo sapete che con pugnello di riso in Biafra e ci campano 3 giorni? Vergogna! Auguri. Che c'è? Veretta, Bellino, quando tu fai le prediche, cerca di stringere, che la gente la si rompe. Tu già che la si rompe, te lo dico. A proposito, visto che ci siamo incontrati, guarda, piuttosto, ti volevo dire una cosina. Ma per quel progettino, e te ne ricordi o ti devo fare un appuntino io? Il progettino! Oh, che me ne ricordi? Un sommiamo uno e dorme io, eh? Eh no. Ci si vede. Ciao Sergino, vai. Progettino. Bravo Don Belli, bravo. Che? L'ha fatto bene a farsi sentire. Oggi mi sembrava che un pochino più decente ci fosse, vero? Meno più decente? Se non era per il matrimonio della famiglia Spicci e 7 figlioli, dove sono tante sere oggi? 5. 5. E te lo dico io, buona! Oh, ma dopo si mangia? Io ho preparato certe bistecche. Ah, allora taglio subito, guarda, là. Yeah! Ragazzi, tutto bene? Bellini, guarda che l'alino che si è fatto, per garbati il cibo, ganso, gustate proprio bene, o zucchina, o che tu fai? Adagio, ma guarda che bell'ambientino che hai fatto! Ma l'ha visto come è? Ah, guarda, Dario, tu sei come Zorro, dove passi, lascia il segno! su, zucchina, sì, bonina! Guarda, se no ti rimando in Romagna ad Alto Pa, Facciamo un cincin ad aria! Tu sei uno di più! Madonna! Mamma! Si sente male, ma ti ha fatto bisuccio, Dario! Ti ha fatto che bisuccio, visione, guarda che capriccia! Ambulanza! Un'ambulanza! Guarda quelli come confabulano! Non mi torna mica tanto! È quello di anch'io, Con il sindaco ridotto a quella maniera, e le lì che brindano a fare un piacere! E meno male che non è morto!
per me c'è sotto qualcosa. Dobbiamo indagare. Pigliamo il calocchiale. Ma speriamo bene. Sì, ma lui tanto una lavandina gastrica e poi ritorna a mangiare come prima. Sì, sì, eh? Sì, sì. Ma anche a me, beh. Sì. Alla salute. Vai. Ce n'è bisogno. Sì, sì. Orin, io stamattina sei stata a vedere Sergio perché ancora non avevo visto come vedere. Se tu vedessi mi è rimasto, sembrava dormisse. Boh, come sempre. Sono bellini questi pomodori, però. E gli manca l'acqua a questi pomodori, te lo dico. Vieni, quale? Quale acqua? Quale acqua, Don Belli? Non è il problema questo. L'è che ho sentito un amico che c'ha un amico che c'ha un altro amico che è il gazzettino di paese. Ma bene, forse racconta, per la po'. Insomma, si sta parlando di un centro commerciale e di un cinema. Sì, a te ti mettono a fare la maschera, vai, vai, vai. No, ne scherzi, Don Belli, ne scherzi. Allora qui si sta parlando di scavi, di aprire la terra, portare le gru e poi portare le betoniere e poi arrivano questi manovali tutti nudi sotto il sole con tutti abbronzati questi pettorali, insomma tutto questo. No, aspetta, non ci posso credere. No, guardi, ci deve credere perché questa è una fonte sicura al 100%. E via, e tu dici un monte di bischi, non può essere vero, ma che ti pare che la Curia la venda tutta questa ambaradam per questo progetto? No, non può essere. Ma che mi ha seminato un'altra volta i finocchi vicino ai cetrioli e le zucchine? Ma allora me li vizia, Don Belli, questi finocchi. E me li vizia, se lo lasci dire, Ci posso. Proprio te, guarda. Ma quando io prego, insomma, che m'ascolti, Fessù, sì, ti arriva il segnale, insomma, voglio dire, perché ora figlio è un periodo interno, c'è un casino da me, guarda, la cosa. Comunque io sono sempre un te. Dicevo un paio di cinze, no, è un pochino più semplice, no? La rassegna delle prime pagine dei giornali, vediamo subito il Messaggero, il quotidiano di Roma, diretto da Roberto Napoletano, in affluenza. Caffeinale questo, aspetta. Ho lo zucchero e le belle finite, lo credete? Che si lamenta? Che ha finito di lamentarsi? Che tu guardi? Io vorrei sapere che ora l'ha fatto stanotte, che non sentivo nulla. Io sono rientrato. Tardi sono rientrato. Però, andiamo a vedere. Ecco, succede? Non basta la pena. Oh, quanti soldi l'ha fatto? Certo che si aspettava l'offerta, vero? Con quelle sì ci si mette una vita. Scusi, Don Belli, ma secondo lei chi la può aver mandata la lettera alla Curia? Ma come l'ha mandata? Che domande tu fai? Chi è che sa che lavora il Vaticano? La Leonia. Vedi? Vedi è quando tu metti in moto il cervello tutti superi? Sei un grande. E va a metterli in barattolo, perché sennò poi si perde. No, metterli in barattolo, io vo via. Ah, a proposito, vada Stefi. E stasera mi aspettate per cena, perché io non lo so a che ora torno. Io ho portato via 4 anni della mia vita. Ho mollato le mie occasioni per te, annullando me stessa! Adesso siamo un figlio. Scegli o me o la tua moglie, capito? Non mi hai detto, Ciccio. Ho chiamato un fricolo. Ti fatti anzi tua, vai. Ma che tu vuoi? Ci sta calma. Tu lo sai, per me tu sei la migliore, tu sei fantastica. Sì, certo. Queste sono per te. Ma bravo, sarà bella. Ma io che gli racconto alla mia moglie? Che tu gli racconti? C'ho famiglia, che gli racconto? Questo tu gli racconti. Va, comunque.
comunque c'ha ragione lei, se tu la pigli per il culo. Daretta, se piglio te per il culo l'è peggio dopo. Signorina, abbia pazienza, ma bisogna rilassarsi perché codesto gli è mio posto. Ma che preso adesso? No, guardi che si sbaglia perché questo è il mio di posto, grazie. Oh, autista! Buongiorno! Oh, buongiorno! A occhio lei dovrebbe essere quel pretino che viene dalla campagna, è vero? Preciso, Donaldo Belli! Piacere, Don Mario. Però questa l'ho beccata in città. Senta, io volevo parlare con il cardinale. Sì? Però io volevo una cortesia da lei prima. Mi dica. Ho dimenticato la borsa nell'autobus, no? Sì. C'avevo tutti i bagagli, tonaca e ogni cosa. Dove ci si può cambiare? Ce l'ha lei una tonaca di scorta? Ha bisogno di una tonaca? Sì. Bene, l'accompagno, venga. L'accompagno. Donaldo, ma mi spieghi che tu stai combinando questo paesino? E che sto combinando? Fatto e di bene, ma se da quando sono arrivato io c'è tutta questa area di cambiamento, ho fatto progetti, ho riavvicinato i giovani alla chiesa, tanto anche i fedeli, perché te pensa che da quando ci sono io mediamente c'è 20 persone in chiesa tutte le domeniche. Ah, e le si sembrano di molte? Prima che arrivassi io ce n'era 5 più quella perpetua, acida, vecchietta, smarrita, rincoglionita, che tra l'altro a te e la fa mandato anche quella lettera di protesta nei miei confronti. Per l'amor di Dio, non mi soccacco d'esto tasto, che a spedirti in Tanzania ci mettono 2 minuti, due. Ascolta Tanzania, se invece di mandare me in Tanzania tu ti preoccupassi di rifare l'orlettino a codesta zona e tra l'altro poi alla fine e tutti i cibocchi in terra, sarebbe quasi meglio. Se te invece di pensare ai miei orlo, rifletti, perché io qui non ti ci voglio più vedere, intesi? Sì, ma non ti ci arrabbiare, dopo non ti abbia fatto male il fegato. No, sta tranquillo. Venga, venga, Don Mario, venga. Mi dica, Don Belli. No, e volevo sapere di quel terreno, il mio, dietro la chiesa a Greve, che l'hanno venduto poi. Mi sembra di aver sentito dire qualcosa, però non ne sono sicuro. Ma come mi sembra? Il segretario del cardinale non sa nulla, lei. La fa finta di non sapere nulla. Aspetta un attimo, te. Allora, vedi, è tornato a mente qualcosa? Io non l'ho detto niente, mi raccomando. Non capisco. Arrivederci. Arrivederci. E meno male che questo sapeva nulla. Ne costa anche 50 euro. No, ecco così, io ce la fondo questa storia della multisala. La multisala. E poi ci fanno l'altro. E tutto questa camera da poco, se non bastasse la prossima settimana esce anche che vengano a fare lavori. E che t'ha? Te non mi hai visto. Eh? No, non t'avevo visto. Sono trasparenti, ma tu fa a vedermi. Ma io, ma è che ti arrabbiato? Che t'ha? Sono arrabbiato, guarda, fammi arrabbiare mi ci vuole. Ma sono arrabbiato perché capisci, tutte queste difiortate, le sai. Senti, però guarda, che tu cerchi te, qui non tu lo trovi. Vedi, gli hanno rifatto tutto nuovo ora. Te? Qui c'è Piazza Navona, lì dietro. Dietro ci sono dei vicoletti, sono lì a rifare lavori. Vedessi quanta roba c'è, monti di roba. Tu va lì, la pigli e la porta a casa. Sì, più là tu me la mandare. Io, se no va a Pompei, dice che è tanta di roba. A Pompei? Perché non tu mi manda a Atene? No, dice troppa roba grossa, non tu ce la fai a portarla. Vai. E tu ridi, guarda me, e tu fumi, tu ridi. Meglio ridere e fumare, guarda ti fa male, ma tu stai. Oh, due volte un muoio, sì, sì. Comunque ti passa tutto dietro il fumo. Oh! Avito! Sinistra, destra! No! No, la lascia ora! La lascia! L'ha lasciata, guarda, l'ha lasciata, l'ha lasciata! Perché tu piangi e vuoi svegliare tutto il condominio! Don Belli, ma lei entra così all'improvviso, mentre io sto leggendo il mio fotoromanzo preferito, no, guardi. Filippone ha lasciato Letizia, guarda, un dramma, perché lei c'ha un bambino insieme. Letizia. E sono codeste le novità. Le novità te le porto mai io, le novità quelle grosse, sai? Vieni, ecco come va cambiando. Ma scusi, Don Belli, ma mi cambio anch'io. Non sto bene così. Oh, ma
che succede? Oh! Vai, che esce! Oh! Vai, che c'è l'inferno stamattina! Forza ragazzi, con queste transenne andiamo, diamoci da fare! Ma che da fare? Oh, ma questo è il terreno vicino alla chiesa, ce l'avete permesso? La curia l'avete sentita? Sì, buona, ed è un po' l'avventura la curia, Don Belli, abbia pazienza! La vado via di oggi se non vuoi fare una finaccia, via, via, via! Oh, oh, oh! Vai, che... Se volevo parlare con l'altissimo, ti dammi un passaggio a testa e andavo a chiesa! Ci arrivi da chi è? Senti, è nettarelle questo, senti, Vinsantino, quanti è belli, sento proprio picchianti lì questo. Devo brindare. Ma a quest'ora? Ci credo. Ma scusi, ma poi a cosa si brinda? Sa brindare alla mala sorte, voglio vestire i sbagli con. Te l'ha detto, zitto, cosa ha detto? No, non mi ha fatto apposta, via. Che tutti questi pensieri ci sa, anche della curia. La curia ha venduto tutti i terreni senza chiederci niente a noi. E ora il suo progetto. Che fine fa il progetto? Forse... Io forse un'ideina vada ce l'avrei. Oddio, un'ideina. Più di un'ideina, ma ne è un paio. Bellina, eh? Chi è là? Oh, grande Sergio! Ora rompila, sai? No, che mi è venuta un'ideina, tu sapessi uno spettacolo. Per questo pischero mi devo beccare ancora un raffreddore. Ma che fa? Risponde la segreteria telefonica della soprintendenza delle belle arti. Questi casini metti qui e qua c'è la macchina parcheggiata. Queste sono le soddisfazioni di un sindaco che lavora per migliorare la propria città. Giusto, Silvio? D'altronde, anche te hai iniziato così. Anzi no, come direbbe lui. D'altronde anch'io, sindaco Santoro, ho iniziato così, all'edilizia, e poi sono andato sempre più su. E anche lei è stato capace di creare questo secondo miracolo italiano, Greve 2. Ma tu non immagini quando io poi arrivo col presidente accanto all'inaugurazione, tutta la gente, oh, Santoro, Santoro, sindaco, sindaco, Santoro, oh, e il presidente accanto che mi fa, stanno inneggiando un po' troppo, eh? È una soddisfazione per me aver dato, tutta questa cosa qua. E allora, sì, Brindiamo. Ma sì, brindiamo. Se avessi del vino, brinderei. Ce l'ho qua. E allora brindiamo a questo secondo miracolo italiano dal nome Greve 2. Non ci si fa. Non ci si fa nemmeno stavolta. Allora. Io te lo dico. Tu lo sai. Insomma. In tutta la mia vita io non ho mai visto nulla, cioè, granché. Però volta, senti, Ciccino, bisognerebbe quasi che tu mi facessi miracolo. Oh! Cioè, mi ha bisogno tutti in casa da questa maniera. Voi vi domanderete per quale motivo ho portato questa modella qui? Per fare un esempio falsante. La gioventù, lei rappresenta i vent'anni. Vent'anni. Ma questa, tra vent'anni, questa ragazza qui, incomincerà a sfiorire.
avrà le quinze, in carta fiorita il viso, magari si fa anche un po' di lifting. Sì, e poi, sai che c'ha? C'avrà anche la cellulite, come dicono queste donne, 3 centimetri di cellulite. No, Dio, non è possibile. Eh? E voi vuol dite? Ma questo gli ha perso il capo. Io l'ho sempre detto, e non c'ha la vocazione per fare il prete. No. Mentre, guardate, la Madonna, spettacolare, da 2000 anni, per 2000 anni, sempre, all'infinito, sarà sempre così. Splendido. È un regio il confronto, questa ragazzina, c'è poco da fare, via. Per me può dire quel che vuole, ma io quella lì me la piglierei anche con 3 centimetri di cellulite. Oh, se si dice entrare, entriamo, perché sennò la finisce. Andiamo, dai. Che vuol bene così? Benino, però mi sembra un po' inesagerato. Ma abbi pazienza, ma una più brutta non tu ce l'avevi. No, vedi, il problema è questo, io cioè, vivo una proprio bella, proprio perché sai... Sì, ho capito, Ma te qua, non c'è più nessuno, spariti tutti. Qui a tutte le discrete ci si deve fermare. Senti se finisce di sto passo, fra 2 anni. E poi perché? Per 2 occhi mare... Che miseria! Vai. Chi è il responsabile di tutta sta baracca? Sì, assessore Ciaranti, mi dica. Buongiorno, dottor Somiglio delle Belle Arti. Oh, che piacere, dottore. Ci hanno segnalato dei reperti archeologici, si fermano tutti i lavori. Come la mi chiude il cantiere? Mi ferma tutti gli operai così? Ma ragazzi, questo lo sai il sindaco e mi fa nero. Ma poi perché? Perché più l'hanno trovato Duccio Fechi? Duccio Fechi? Questo lo decidiamo noi, eh. Noi? Onde sono quell'altro? Visto che fa le battute, questi sono i permessi e il cantiere lo consideri chiuso. Oddio, ora chi glielo dice il sindaco? Io no, di certo. Sì? Sì, va bene. Sì, va bene, dai, ti chiamo io, sì. Ciao. Sono sindaco e c'è le Belle Arti. Cosa vogliono ora? Vorrà sapere dove possono alloggiare gli archeologi. Dice, non c'è posto nemmeno a pagar loro. Allora chiama Don Belli. Non devono scavare davanti alla sua chiesa. Chiama Don Belli, va. Bene, allora mi dice il sindaco e pensiamo a tutto noi. Belle sciocco. Oh, ma... Sì, pronto? No, guardi, Don Belli non c'è, sono il perpetuo, sì? Ma può dire a me, come? Oh, me lo segno subito, guardi, subito. Allora, la medica, no, un attimo solo, ecco. Allora, riordiniamo le idee, allora, arrivano alle 9, eologi, sì, va bene, sì, ho capito, no, perché, sì. Sì, però poi... Sì, va... A che? Sì, va bene, ma... Sì, via! Basta, sennò mi si brucia il sugo, scusi, È un po' nino, sì, la pazienza, ma poi dopo, veramente, a tratto imbarazzante, la telefonava, fino a più... Senti, Odorino, che ci fai il nostro Stefano? Che tu ci fai? Faccio quel sughino semplice, mi ha insegnato la mia mamma, guardi. È tanto semplice, manca un po' d'aglio, manca un po' di rosi. Oh, ma tu lo fate? Scusi, Don Belli. Sì, guardi, mi ho segnato qui una cosa per te. Ti ha segnato il pomodoro, dai, ma che idea. No, non è qui sopra, è qui sotto. Guardi, allora, ha chiamato le belle arti. Le belle arti. Sì. Allora, arrivano alle 9 insieme agli ufologi o gli urologhi? Archeologi, zuccone, archeologi! Non dominavo subito lei, veramente! Veramente, bravo! Perché? Enologi? Archeologi! Brava, ha ragione, ho capito! Ufologi. Chi è? Salve, c'è Don Belli? Lei chi sarebbe? Io sarei il... La ginecologa? L'archeologa. L'archeologo? Mi scusi, è un attimo fuori stanza, però guardi, lei si può accomodare se grazie. Vuole. Vada di là, alzi un po' i piedi perché è tutto sporco, vada. Don Belli!
Don Belli, c'è un mentre sono qui all'altare, i loro occhi li a guardare, fanno finta di pregare, ma non stanno mai a sentire. Forse sono un prete snob, forse troppo rock and roll, ma fondamentalmente buono e puntualmente li perdono. Prego e canto a tutto gas, sono gli angeli miei fan. Sono loro, a dimmi cosa devo fare, se parlare, cantare pure predicare. Io con loro, passate sulle nuvole, prati verdi, giardini con le perle. Ogni volta... Don Belli! Oh, ma se non leva sta a fare, per favore! Attenzione, lui, va vediamo un po'. Forza, si prepari, si prepari. Si prepari che c'è arrivata la... Che? L'enologa. Criminologa. Vabbè, siamo nei chianti. La meteorologa. Ma che, vieni, ho capito, vieni. Ascolta, come si chiama allora? Come si chiama? Ah, che... Salve, signorina! E vedo che non ha perso il vizio di stare nel posto sbagliato, eh? Podesto e sarebbe il mio posto. L'uomo giusto è fatto apposta per me. Ragazzi, vi racconto una barzelletta. Vai. Lo sapete qual è lei il carabiniere più sfortunato? No. Quello è ora il posto di blocco. È più fortunato il blocco. Si fa un studio, ragazzi, a sua maestra. Ma lo contai io, ma tranquillo. Sì, ma è meglio che li contai. Non ti preoccupare, tu lo sai, con me, via, dai. Ne sono 500, andiamo. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Quella ragazza che ha fatto la sorpresa stasera lì, che prima... Forte lei, no? Sì. Me la meglio che ho, senti. Costa un po' di più, però con lei non tu ne sbagli nulla. Senti una cosa, ma non ho capito, lei è del paese? Sì, di paese. Sì, sì, una del posto. Ecco, mi sembrava che... Vabbè, fare la ragazza... Va bene, e Nando, è stato un piacere. Anche ciao. Mio, grazie. È stato forte. Grazie, ciao, alla prossima. Nando. Buongiorno, Don Belli. Buongiorno. Va, c'è il direttore, buongiorno. Aspetta, che io ti faccio fare un versamento. Accidenti, vanno bene le affari in chiesa, eh. Fa Paolo Spirito, se piace. Una firma viva. Niente. Che ci metto anche Don, eh? Faccia lei. Mamma. Sono in banca. Faccia lei un che gli è morto, eh? Buongiorno. C'è Don Belli che ha versato un sacco di soldi, una massa di soldi pazzeschi. Sì, nella banca. Devo salutarti. Ciao. Don Belli, buongiorno. Buongiorno. Ma ancora non lo so se lei è buongiorno. Perché, insomma, ancora non lo so. Anzi, guarda, fa una osina. Aspettami due secondi, devo pigliare il giornale perché c'ho da parlare. Buongiorno! Oh, Don Belli, buongiorno, come va? Come va? Come gli antichi, si mangia le bucce e si butta a fi. Dai, vieni, non mi fa perdere tempo, glielo bene preparati tutti. Dai. La Nazione, l'Avvenire, il Corriere di Chianti, Cinema e Casting. E per lo Stefi, taglio e cucito. Che ti fa l'occhiolino? Arrivederci, Don Belli. Fa lo spiritoso. A me tu mi devi spiegare che tu facevi l'altra sera, la sorpresa, la ragazza sul cubo, che tu facevi ieri? Me lo spieghi? Vieni qua te, vieni, vengo. Vengo. Ha visto, eh? E te non tu ci credevi? Che ti sembra un comportamento da preti quello? Ora banca a passeggio con le donne.
Non c'è più ritegno, via, non c'è più ritegno. Vedo, se non avessi visto non ci avrei creduto. E non ti preoccupare, t'ho visto, lo so e basta. Don Belli, via, un fo' mia peccato, la sera son sola, mi paga bene, lo fo' per rosondare. Arrotondare? Ma Rino lo sa, perché guarda che se lo sa Rino ti arrotonda lui, ma dalla lì a braccia, sai poi. E poi se tu ti senti sola io te lo dico, sai che si fa? E tu vieni dallo Stefi a dargli mano in sagrestia che lui ha tanto bisogno, capito come la sta la storia? O via. A pensare che ai nostri tempi per trovare una donna era difficile, se credevo mi facevo prete anch'io. Oh beh, o che dici mette anche a te ora? Ora dopo quando tu passi ti do il telefonino io. A far cosa? Il telefonino, a fai che? Se si telefona il telefonino, a fai che? Io non ci ho messo il numero. Ma non importa, basta c'abbi il tuo, punto e basta. No, forza, e la poco, via! Amici su Facebook, ragazzi, nemmeno uno ho chiesto. La prossima volta vengo ai bar a dimesso, poi voglio vedere. Buona è la pizza, poi. Ascolta, per questo proiettore come si fa poi? Ma che lo porti via o no? Come tu vuoi fare? Dimmelo te. Lo porto via, sì, guarda che bellezza, lo rimetto io, non ti preoccupare. E come tu fai? C'ho quei ragazzi che sono lì a Panzano, parrocchia, e non fanno nulla la mattina e la sera, pigliano il camioncino e lo portano via. Va a questo modo, vai. Anzi, sai che tu fai? E tu me lo pacchetti. Vai, a fare fatto. Fare fatto. Ciao. 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 Finalmente ce l'ho fatta, sai? Guardate che bellezza! Tutte poltrone imbottite, io e la Stefi ci siamo fatti. Grande Don Belli. Hai visto il lavoro? Eh? Comodo anche. Che tu l'ho fatta apposta, tu vedrai. Guarda questo, allora. Per me, tu sei tutto matto. Perché? Perché? Perché è un rischio. Ma che rischio, senti, l'ho preso la pellicola stamattina, stasera la proietto, stanotte tardi e la riporto e domattina non se ne accorge nessuno. Ma non ci credo. Che? Don Belli, oh, ma siamo quattro gatti e c'è 100 posti a sedere, secondo me là è uno spreco. Ma che spreco, lamentati, e ti fa pagare 7 euro, tu giri 25 posti a testa, ti tocca, ma è che tu vuoi dalla vita, oh. Bravo, vai, vai, stasera si ritorna a rivedere il cinema, vai. Sergio le sto buone, ma il resto... Poca roba! Ma chi c'è? Qua male a così ti dici? Fratelli contrari! Fratelli contrari! Vai, allora! Che lo fermi adesso, proiettori? E tu ti avevi messo una pellicola al contrario! Oh, calma! Sono passati già 25 anni da quando non aiuto più mio padre. Adesso lo sistema, lo metto a posto e vediamo un attimino. Oh, vabbè, via. Che soddisfazione, ragazzi. La prima visione a greve. Che spettacolo. Il nostro Don Belli. Ma come t'ha fatto? Sei un mito. Davvero sai? E meno ora ci si può vedere di tutto.
Tutto. Le donnine nude, per esempio, no, perché sennò le mandano in Bolivia. Comunque, diciamo che si è trovato il rimedio per vedere i film così a sbafo, ecco. Piuttosto una cosina che volevo dire, v'ho visto piuttosto assenti alla messa in queste settimane, quindi mi raccomando, più presenti, e anche alla festa, se venite a dare una mano a me e alla Stefi, perché c'è questa festa, quindi... Ma già la festa! Sì, ma prima la messa e poi la festa, quindi a buon intendito, poi parole, chiaro? E adesso possiamo andare a casa, vai! Però tu vedi che pizze che si fa. Oh vai! Guarda che bellezza! Guarda che troiaio! Ma tu vedi la non è cotta, la sembra pappa. Aumentala un po' la corrente in forno, no? E poi a me ti fa una bella capricciosa. Raccomando il prosciutto cotto, dopo tu lo metti e l'origano, chiaro? Pure! Senti, non lo so, ma che pensi a mangiare anche là di là? Che l'aldilà? L'aldilà è come l'aldilà, vedi, è la stessa cosa. Oh, a proposito, con quelle pizze... Quali pizze? No, ovvio, quelle di Cine. Ah, quelle di Cine! Forte. T'ha fatto un capolavoro, come si vede. Sono grande, senti io. Beh, ti vedo. L'origano, sì, eh? Sì, lo so, non lo vedo. Ma che sei impazzito? Cazzito, sì, pensa a passare. Ormai, ci siamo un monte di gente là. Di piedi, forte. Sì, ma si sta facendo tutto noi, eh? Lascia! Allora, 5 margherite e poi mi fa quelle alle zucchine, eh? Le ho tagliate le zucchine. Tutte! Bravo, bravo, ottima scelta. Ma che sa fare anche le pizze? Ma chi? Don Belli, laggiù, quello vestito di bianco che si di me, non lo vedi? Non mica male. Bravo. Guarda come si dà da fare! Sportivo, il nostro Don Belli. Bellino però. Non cambia si sono io. Non fare, signorina, se si vince, ma tanto si vince, stasera viene a cena con noi in pizzeria, eh? Sì, sì, la penso a vincere intanto. Non vince, non vinci manco il freddo te. Piuttosto, pensa a mettere il collino a pidocchi, va? Vabbè, quello poi si vede. Passaggi stretti. Attaccatela fuori, prova il tiro rete! Lo Spirito Santo è stavolta. Ma come si fa? Non ci si regola sulla difesa, lì. Thank you.
Natalia è bello stanco, ma che sei bello stanco? Ora mi passa. Sì, ti passa, ti passa. Un po' sì. Di fiatone, ma poi... E ti passa di sopra, ti passa. Oh, sindaco, e lei la vorrebbe vincere con questi elementi? Povera. Ci penso io, sindaco! Avete le giocate di fino a centrocampo, passa la palla al compagno, attenzione, ti viene ritata. Pronto, tiro, la palla! Sì! La porta e gol! Vai, vai, questo doveva essere un fenomeno! Sì, ma De Maracconi, sai! E ve l'avevo detto, voi uscite lì, ti bisogna credici nel gioco! L'avevo detto io, hai visto? Ma ora, che si fa? Che si ama già la pizza, tanto paga tutto loro. Allora, come le è andata oggi la giornata? Bah, oggi si è mandato dei pezzi in laboratorio e domani si vedrà di allargare questo benedetto scavo. Allargare ancora? Che ci vorrei trovare? Il petrolio? Il petrolio? O Don Belli, ma lo sa che se noi per caso si riuscisse a trovare qualche altro pezzo come quel vaso, qui si parlerebbe addirittura di una necropoli. Sì, una necropoli. Una necropoli. Boh. Aspetta, mi faccio parlare con la signorina perché lei ha visto che lei la svolazza, discorsi quella. Come ci si rende conto di aver trovato una necropoli? Come... Un afora non basta, è troppo poco. Ci vorrebbe qualche altro segno specifico di quell'epoca lì. Un piatto, una posata. Oh, capito. I sassi. Avanti! Il ciambellone del ciambellano. Don Belli, vedo c'è gente. Vieni, non c'è problemi. Questi sono gli archeologi, alloggiano qui da noi. Te li presento. Lei è la signorina Andrea. Piacere. E questo invece di Roberto. Piacere, archeologo Roberto. Loretta. Un resisto. Perché ricancio un'altra volta? Io quando sento svolazzare l'amore così, mi sento... Oddio. Senta, mi dia mezza torta, si può di là, perché ho bisogno d'affetto, mi dia mezza. No, che mezza torta, lascia fare la torta che mi piacere. Piuttosto, va di là e mangia uno yogurtino, di quelli a calorie zero. Lo vedo se diventava la mia custodia. Vai, vai. Ora piango perché la maltrattava male. Vai, per la po'. E ne volevo un pezzettino? Sgranare, ti ho fatto quasi paura. Questi voglio sapere come tu fa, rimettili io. E come fa a rimetterli? Li rimetto. Ah, sì. Certo, io c'ho il museo, e poi io gli do pregio io. Poi mi dice, ma da che parte tu state? E che scienza, vero? La moralità. La moralità, lui. Guarda, per la moralità ne piglio due invece. Canteso. Occhioni. Meno male li ha presi tutti. Io credo che alla mattina sia tutto regolare. Venga, professore, venga. Vediamo un attimo. Sì, la giacca, grazie. Come la giacca? Buonasera. Salve. Adesso ci dovete spiegare che cos'è questa pagliacciata. Una farsa? Eh sì, proprio una buffonata. E oltretutto irriguardosa nei nostri confronti. Scusate, ma non ve la dovete rifare con me, perché io sto facendo soltanto una perizia per conto del comune. Via, professore, però ora ci tenga sulle spine. Ci dica, questa roba è... Vi dico che i reperti sono originali, anzi il signor sindaco mi faccia fare complimenti a questi ragazzi. Bravo, complimenti. La giacca, sì, e arrivederci. Arrivederci, sindaco! Arrivederci, grazie, torni pure! Ora fatta c'è un'altra se t'hai coraggio!
Se uno va dal dottore, dice: dottore, mi fa male il fegato. Ma vede? Ma vediamo. Sa, andrà bene, non da. Oh, allora raccontale te le barzellette se ti riesci, abbi pazienza, eh. No, le barzellette no, però senti questa. Ate fortuna, ate fortuna, ate fortuna, non mancherò. Sono il faltotum della città, sono il faltotum della città, della città. Dello Stecchi, un grande professionista, un baritono concittadino di Greve. Bravo, 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 complimenti. Ora però una barzelletta vorrei raccontarla io, eh. Allora, ci sono due amici che si incontrano e uno fa: sai, oggi sono stato a letto con tua moglie per 2 ore. E l'altro fa: strano, io per starci un pochino ho dovuto fare 2 ore di fila. 2 ore, 2 ore di fila, era. Posso accomodarmi? Lo sa lei, signorina, che ha sbagliato mestiere? Perché con questa faccia avrebbe dovuto fare l'attrice, lei. E lei l'archeologo? Così capirebbe come ci siamo sentiti stamani. Ancora arrabbiata per stamani? Arrabbiata? Offesa. Quando viene messo in discussione il proprio lavoro. E per farmi perdonare potrei invitarla a cena o non c'è niente da fare? Vale per la cena. Diciamo che il nostro piano di sviluppo al momento ha riscontrato un certo tipo di rallentamento, ma quanto prima ripartiremo alla grande. Si sta riferendo a quei reperti. Li trovati, giusto? Reperti, reperti, che paroloni. Quelli sono solo cocci, quello è il materiale di nessun valore. Quelli sono oggetti che magari lunedì prossimo troveremo in edicola legati alla Repubblica e all'Espresso. Quelli sono solo cocci. Vogliene fuori a questo, questa pezzicca. Sì, scusate un attimo, mi stanno dicendo dalla regia che ci abbiamo il nostro Don Bell al telefono. E 20 minuti e sono a sentire solo sciocchezze. Che ha capito? È il limite, voi potevate chiamarmi. Invece di stare così a fare invece un dibattito, un monologo, perché codesto da soli è un monologo senza confronti, ha capito? Avevamo provato a contattarla, ma non c'è stato verso di trovarla. Come? Cioè, a me non mi si è trovato? L'unica chiesa c'è a Greve, ce n'è una sola nella mia. Codesto è proprio una delle più grosse bischerate che potevate dire, ma mi fa anche parlare male. Ed ora, signore e signori, pubblicità. Sì, la pubblicità. Domenica mi senta. Aspetta con la pubblicità, aspetta. Il centro commerciale va costruito da un'altra parte. Qui c'è bisogno di un grande museo, un museo a carattere internazionale. Tutto il mondo deve venire a vedere queste meravigliose terre cosa nascondono. Qui siamo sommersi da tesori di valore inestimabile. Il centro commerciale, facciamolo da un'altra parte. Facciamolo da un'altra parte. Buonasera. Un po' di vino? Volentieri, grazie. Sì. Ho quasi paura che non venisse, sa? Però magari il traffico, tutte queste cose. Sono sempre un po' in ritardo. Eccoci qua. Mio collega, finalmente. Non le dispiace, vero? Si fa stare un po' in compagnia intanto. No, anzi, mi fa piacere che siamo... Sera, metto qui? Certo. Facciamo apparecchiare anche per te, chiaramente. Cameriere, mi può apparecchiare anche a me? Un piatto, un bicchiere. Sera. Grazie. Grazie. Allora, Roberto, com'è andato oggi in cantiere? Bene, bene. Io stasera avevo pensato... pensavo di essere più
insomma, io e lei, però è uguale, è una cosa, un pensierino, mi è venuto un pensierino, questo qui è per lei, se... Molto gentile, grazie. E allora, allora brindiamo, no? Eh? Io non sono una che si fa corrompere. Corrompere? Ma che ci voleva comprare lei? Ma per chi ci ha preso? Guarda questo. Sindaco, scusi. Sì. Senta, per quella storia del regalino, santa mia donna, questo collì magari gli potrebbe anche interessare, e parecchio. Dai, agisca, poi vediamo. Bene! E non ci siamo, cari fedeli, non ci siamo, vedo troppo astio. Il paese non è più come quello di una volta. Prima si litigava, però poi dopo si andava in barre, si faceva pace. Magari dietro un bicchiere di vino. Nel mondo c'è cattiveria, ma la fede. E siccome il mondo fa parte anche della nostra piccola comunità, Greve in Chianti, non rimane scusa. L'interesse personale prevale su tutto il resto, su quello comune. Sareste contenti se abbattessero la vostra abitazione? Ah no, eh? Bene, allora sappiate che gli alberi attorno al cantiere subiranno lo stesso destino. Verranno abbattuti. Non si può permettere. Come il sacrificio di tanti, tanti animali. Che facci cosa? Le pellicce, eh? Le pellicce che vedo stentare insieme ai vostri gioielli, che illuminano il di fuori, ma il di dentro poi buio, come la notte. Oh, che dici a me? No, a me, tu luci sei un semaforo. Fate come San Francesco, ha cominciato a donare, come faceva lui, che prendeva ricchi per dare a poveri. No, quello gli era venuto, ma insomma a me è lo stesso. Oh. Bravo, bel discorso, mi sei piaciuto. Grazie. Che fumi? Una sigaretta fantasma. E questa me la chiamate umanità? Eh? E che fa? Va via? No, torna. Torna, sì, sì, sì. Torna, torna. Che ci stai, zitti per Dio! Anche Greve adesso sembra avere la sua necropoli, la rilevante scoperta attribuita a tre giovani archeologi fiorentini che avrebbero rinvenuto segni tangibili di un passato etrusco. O sta a vedere se aveva una necropoli e non sapeva. Qualche diretto a loro, pur di vendere i giornali e scriverebbero di tutto. Per me è finito tutto in una bolla di sapone e sono due tegami. Sì, e tu sei pote, Game, andiamo. E l'hanno detto le delle belle arti, non mi ha detto io e Chiucchero. Ecco, ho bello capito. A Greve ce lo stuisco in museo. Sta poi la gente a rompere i coglioni. Finita la pace. Vacci piano col costruire, sennò tu fai la fine di quell'altro. Che ha fatto? Sembrava volesse mangiare il mondo, invece l'ha preso ma di molto nel culo. Ma c'è il nostro sindaco. Buongiorno, chi l'ha preso nel culo, scusa? Oh, nulla, nulla, la sua sorella. La mia sorella? Sì, andiamo, occhio bello, lascia fare, sta fermo, vai. Che prendi la solita sambuca? No, vorrei un grappino oggi, così poi mi tiro su, vai. Assessore? Ma che calma, cosa sta facendo? Ordine del sindaco, lui dirà chiuso un bagno. Mi ha detto mangia altri giornali che non li voglio più vedere. Corriere dei Chianti già fatto fuori. Ora tocca la nazione. E qui lo sa cosa c'è, signorina? Un bel collier. Dell'archeologa, ma ora è per lei. È un regalo del sindaco. Guarda, avanti. Fagiano. Bello il mio Dio. Uccello dell'ordine scandinavo. Famiglia Fagiani. Toccami, esplorami.
Sono la necropoli. Esplora, mi toccami. Come cazzo parli? Lo senti che caldo che fa? Dai un colpettino al ventilatore piuttosto, dai, su. È originario dell'Asia, sedentario, granivoro e insettivoro, cattivo volatore, ma ottimo camminatore, poligamo ed è considerato selvaggina pregiata. Tra le sei specie il pagiano rosso, il pagiano argentato, dell'indogina e della Cina. Guarda, questo per te, è un uccello questa sera, sei paura sai, non so se è più liscia la mia pelle o il vestito. Facciamo una provina? Oh Lauretta, ma che cazzo ci fai con il fucile in mezzo alle gambe? Ti faccio la lap dance, ti piace? Bellino, fai una cosa, va sopra, io carico il fucile e poi arrivo subito. Io finito di vedere una cosa qui in televisione, se no la perdo, vai. Vai, vai su, abbi pazienza, via. Sì, addio. Vai in amore verso l'aprile. Allora il maschio è quasi... Ah, ciccia! Me la metti tu la sveglia la mattina? Perché non andiamo? Niente, ho fissato col pallino, si va a caccia. Non fa che sperare. Sì, ti verrea. Siamo anche a questa notte. Cala ogni tanto a visitare le femmine e poi risale. Eccoci. Oh, che certo che belli sono belli. Belli? Ma che scherzi davvero? Belli così non si era mai trovati. Mai. E se si dice al Tarzan? Oh, secondo te che fa? Che fa? Eccolo. Oh Tarzan, o scendi dall'albero, vieni a vedere che sei preso. Tu sei sempre a questi giornali, ma buttalo lì il giornale. Tu vedessi Tarzan e sarà l'infortunio, no? E io allora li scacciavo lì pulito. E lui corpo li prendeva. Digliene te. Oggi ero troppo fuori. Botta, figo, venivano giù tutti. Sembrava che aveva messo la grandine. Bah, esageravo, piuttosto fammi vedere. Guarda qui, guarda che ottimo, lavoro. Ottimo, bello. Oh palline, non sta più là che mi dà fastidio. È che c'è un'altra volta lasciati. Sì, lasciati. L'ha proprio indovinata. E per l'appunto mi scappa anche da pisciare. Sì che... Allora senti, vada a fare la pisciatina. Ragazzi, città. Ci si vede, è sempre un piacere. Oddio, Rino. Ma mi chiamo Roberto. Non parlo di te, sei mio marito. Se mi beccavi mi ammazza. Ma con questa non se ne finisce mai una. Mai. Oh Don Belli, pensavo la si fosse persa. No, io mi sono persa, no. Sono andato a controllare i registri, no. Don Belli, ma che ce la racconta una barzelletta? Mi racconto una barzelletta, ma una sola, perché poi c'è tanti. Che cazzate. Non fa lo spiritoso perché dopo ti scarabetto nella greve. Allora c'è due vanno alla roulette, senti sta belli, senti belli neste. Allora uno e punta 100 euro, si chiama, come va? Punta 100 euro sui 14, gira ogni 6-14. Una fisse, un monte di fisse. Poi punta tutte le fisse sui 12. Gira. Ogni 6-12. Madonna. Un monte di fisse. Ho rifuntato tutto sui 22. Gira. Ogni 6-23. Madonna, non già se le palle. Oh bellino, perché queste sono bocche che tu credi che siano. Allora, a parte tutto, per l'agito bene fissato, Grazie, si ha la cartellina, Allora tu sei scerpione, si va all'impruneta, ma tu sei duro. Oh, figlia bene, si va all'impruneta e pieno di fia. Rotini. E tu potevi parlare anche un po' in meglio, tanto si apre lo stesso che tu volevi dire. Vabbè. Sentiamo un attimino se uno gli è pronto. Allora, il cristianesimo oggi, vi siete preparati? Ecco, la si ha tutta a casa, forse. Venite ragazzi, venite! Ragazzi, ma che vuoi dire? Non volevi visto il nostro Don Belli ci ha portato a Castellina? Oh, ma tu sei zuccone, è lì in prunete! E ho sbagliato, andiamo, amore, si può andare a fare un giro. Sì, però non incorre a te, se no si muore di fame. Via, è stato a fare lo spirito, via, andà, no, forza. Forza. Buongiorno.
Lei l'ha visto il forno di casa mia? Sì, sì, l'ho visto. Mi si è creta ogni volta. Allora vorrei approfittare, visto che sono qui, per vedere se la mi fa vedere un po' di campionario. Le venuto nel posto giusto, gli fa vedere un po' di pezzi. Perché mi avevano detto i pesci, meglio di pesci, non ce n'è come i pesci. E vorrà dire che si andai ai pesci. L'ha fatto proprio bene. L'accompagno dopo a vedere qualcosa? Sì, quando finiamo con quei ragazzi, abbia pazienza. Gli fa vedere un po' di campionario. Vai, ci siete dopo. A dopo, arrivederci. A dopo. Caffè per la signorina! Grazie! Don Belli, la smette di bere, eh? La smetta di bere e gli canti una bella canzone ai nostri ospiti! Sì, canti, canti! Ma che cantare, cantare! Poi gli interessa a loro se io canto di cantare, ma che lascia fare! Ma come, anche cantante? Sì, come canta bene, la faccia sentire, basta! Ah, ma come fa a cantare? Come fa? E lei è un prete? Canti a cappella, no? Ha ragione, eh? Viva la cappella, ha ragione! Poi finendo fu lavoro, tanto tu perdi mai l'occasione per stare zitto, è sempre le battutine, no? Sì, via. Via, e lo farò, guarda, proprio perché mi avete trovato, diciamo, in una situazione abbastanza particolare, lo faccio per questi meravigliosi occhi di questa signorina, ma non è che io sia in grande forma con questa voce. Grazie. Sarei l'uomo giusto, giusto per te. Risposta mi fa impazzire per una donna come te. Potrei lasciare, lasciare anche lei. Come sono andato? Bene. Bene. Brindisi. E viva Don Belli. E c'è anche un abbassamentino di voce perché ha preso una frescata, eh? Ecco, devi fare i cd. Grazie, grazie. Vorrei parlarti di me, dirti cosa ne penso di questo grande sentimento. Vorrei dirti che adesso la mia vita ha un senso, perché quello che sento è immenso. Ma non so come farò a dirti ciò. Tu per me sei irraggiungibile. Don Belli. Dimmi, figliola, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E mi sono innamorata di lei. Cosa? Hai visto che cielo c'è stasera? Davvero, sai?
Ora non guardare che ci sono le nuvole, però sopra perché le stelle ci sono sempre. Esprimiamo un desiderio insieme allora. Perché? Resta un po' troppo grosso. Pronto, Lauretta, dove tu sei? Lauretta! Belli! Ma dove state? Ma Belli! Buonasera! Ti faccio la bevuta con me! Ma che? Tanta tempo! Ma da che state? Non faccio il timidone! Ma che timidone? No! E poi tanto Rino a me non mi vuole! Non mi vuole! Ma che c'entra Rino? Che t'annazzo ti vuole anche bene! Le devo confessare un segreto poi! Ma che possibile è che confessarti tu vada da tutte le parti meno che in chiesa, te? Che casino! Eh? Lei piace da morire, proprio, ma tanto, tanto! Anche un prete o un colosino non l'abbiamo mai visto. Ah, sì. Certo, anche i preti non c'hanno più cuore. Ha proprio ragione, te. Oh, un sorriso per la stampa? Avevamo una decina d'anni, no, eh? Ma dai, lavori e lavori, la combinava grossa Lauretta stavolta, eh? Oh, 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 calmi, calmi, calmi. Racconta, racconta, racconta. Dimmi un attimino che succede, che vi devo fare la radiocronaca? Allora, fuori dall'edicola c'è una fila, sembra di essere al Ronco Bilancio. Fornaio, buongiorno, che tu vuoi? Una copia del Corriere di Chianti. Tieni. Una copia anch'io. Tieni. Tieni a due, per favore. Sì, tieni, che tu ci fai la collezione. Almeno una, ecco. Poi bar non parlano d'altro perché li vedo, quelle chiacchierone, le sudici, le vedo. E poi, aspetti, ah, i cecchini l'ha scritta alcuna poesia. Ma come si farà a uscire da questo marasma? Cioè, meglio chiudere, via. Una. Buongiorno. Buongiorno. Il Corriere? Di Chianti? Sì, sì. È finito. Oh. Le è andato via come il pane. Mm. Stamattina le mele briciole mi ci hanno lasciato. Però se l'è fortunata forse ho le fotocopie. Maria! Che me la fate le fotocopie? Sì, eccole. Tanto lei sicuramente la può leggere di Don Belli. Sì, sì. Ecco qua. Va bene anche questa, tanto lei è per il mio suocero. Che segno? Sì, sì, tanto qui a Greve non paga mai nessuno. Arrivederci. Arrivederci. Ascolta, piano, tranquillo, perché voglio dire, cerca per cortesia di non fare tante parole inutili, perché qui, anzi piuttosto, va, dammi da bere. E che tu prendi? Un Vincent. E un ce l'è, deve essere finito. Come un c'è? Vinsanto. Il Vinsanto, sì, ci sa, l'ho visto ora. Vinsanto. E gli è la stessa cosa, sciocco. Allora, Vinsanto. Aspetta un attimo, Dice gli stanno più attaccati. Un bar è strano estremo. E riguardo a quella cosa, io, e mi fo di molto cazzi mia, che ha capito, non sono come quegli altri. Ecco, piuttosto, vada. Cerca di mantenere basso la situazione e controlla, perché io non è che voglia avere. Ti aspettavo bene, ci penso io, non ti preoccupare. Che segni? Segni? Segni che a 40 anni ti è morto. Segni. Pensando, fatti attaccare. Buongiorno, Belli. Buongiorno, buongiorno. E te, Mancuso? Se non tu mi vuoi salutare, non importa. Però io un consiglino te lo darei. Impara a scrivere, perché minchione e si scrive con la C, non con la G.
bischero! Che fava che sei! Maschio! Sono una fava! Sì. Oh, c'è Don Belli. Don Belli! Oh, grande cenno! Grande! Vai su YouTube, Don Belli! Su YouTube. Internet, internet! Grande! Ci fa un autografo, per favore! Bellissimo! Ma che tu fai? Che fa Monticini ora con la posta? Quante volte ti ho detto, non li fare Monticini, non li fare Monticini e ponci da capezzo nulla alla posta, dopo fa confusione, eh? Questa è la posta di oggi, Don Belli. Solo di oggi. D'oggi. Guarda, questa è quella di Maniaco, questa è quella di Sindaco, e questa è di quelle due che non gli vanno bene nulla, quelle due sudice, quelle due zotiche, velenose, che bene vanno sempre in farmacia a prendere le supposte, perché si mettono solo le supposte. Ascolta, ma che è possibile che tu mi fai come gamberi? Eh? Tu mi fa sempre indietro? Io, ascolta, non so che ti hanno raccontato, ma te lo posso garantire io che per esperienza le chiacchiere di paese le sono sempre un pochino, sai come le sono in paese, c'è queste dicerie. Chiacchiere, chiacchiere, guarda un po', guarda un po', su tutte le riviste sì, tu sì, sei. Lascia fare, su tutte le riviste. Sì, ho capito, sono io, sì, ho capito. Però per fare un scherzo di questo genere ostili, sai che gli hanno fatto? Te lo dico io che gli hanno fatto. Gli hanno dato quattro palanche a un fotografo e l'hanno abboccato e l'hanno pubblicato. Ah, quattro palanche? Certo. E allora guarda qui, guarda un po'. E che tu c'hai l'iPod, di amore? Accidenti, la chiesa all'iPod. Eppure tu l'hai vista anche te, la lauretta, la mi è venuta addosso qui. Qui la lauretta la mi viene addosso, io la ripiglio perché la casca. D'altra parte, e lo dice anche la Bibbia, aiutate i bisognosi e io, chic, e l'ho aiutato. No? Senti, bellino, te tu sei furbo. Tu sei furbo. Questi ragazzi non lo so. No, quali ragazzi? No, che t'ha capito? No, parlavo dei miei ragazzi a Panzano e a Greve, dove io ho la chiesa, e l'aiuto, sono un po' uno dei ragazzi persi. Sì, sì, pensaci, pensaci. Ma da qui in avanti sappi che io non ti difendo più. Senti, Rosina, ma... Abbi pazienza. Un cardinale che c'ha l'iPod e c'ha ancora l'orlo sdrucito. No? Questa è una cosa da ridere veramente, abbi pazienza. Ti sì, sì. Ci si vede. Sì, sì, vai, vai. Ma tieniti pronto a tutto. Ho sbagliato e non so tornare indietro. Non volevo prendermi sul serio, cercavo miele per il mio veleno, soltanto miele per il mio veleno, cercavo miele per il mio veleno. La divisa di nero. Un bel becino no, eh? Ma dai, alta posta. Da quando c'è il postino nuovo me ne sbaglia tutti, me ne porta tutta a me questi. Questo è di Grudio. Questa anche la non è mia. Neanche aperta. Ma queste le sono mie. La curia, che ore? Tefi, che? Eh? No, sto aspettando lei adesso. Sì, io sono qui, ci sono io, stai tranquillo. Ma che va che passa? Che lavoro, eh? Un trattore, un trattorone.
io mi fumo una sigaretta. Tu ne vuoi una? No, non mi fa fregare, state tranquillo. Oh, signorina, non... Rino? Lauretta? Che ci fai qua? E che ci fa? Niente, insomma... No, cazzo, ora basta. Ora tu glielo dici, va bene? Te la tua mania ti nasconde sempre le cose. No. Ecco perché andavai sempre a caccia, sì? Cremina. No. Grazie. Gli ho messo anche due tramezzini e salame, Don Belli. Ha fatto proprio bene, grazie. E non sa quanto mi dispiace, lei non lo sa. Qui la gente non lo sa che si è perso, Voglio vedere che prete mi mandano ora qui, mi manda sicuramente uno vecchio, con l'artrosi, con i bronco, sempre a pulire, no. Mia fashion come lei. D'altra parte, senti, Stefi, io non capito nemmeno nostro signore, ti immagini se capivano un prete pieno di difetti come me? No, lei non ce l'ha difetti, lei ha i progetti, e ce n'ha uno a metà, mi è rimasto qui, guardi, il progetto, mi è rimasto qui. Allora, guarda, e ti dico una cosa, mi è rimasto qui anche a me, ma da qualunque parte del mondo io sarò, ricorda che io ti scriverò, io stai tranquillo. Grazie, grazie, Don Bellino. Sì, ora però non ti pulire alla tavola. No, gli levavo, guardi, c'aveva un po' di... Scherzo! Il nostro Stefi. Stefi, mi raccomando, sempre in forma. Sai che poi, ti volevo dire, dagli una mazzatina a queste piante, se non le seccano. Sa di ruggine questa stanza gelida. Oh, Don Bell, come fa? Insomma, potrebbe andare meglio. Sempre in forma, Don Belli. Sempre in forma. Sempre in gamba e sempre viva la ciccia. Sempre viva la ciccia. Ciao Don Belli, io ci sono, Però un po' mi dispiace. Come? N'è finita la pace? No, ho detto che un po' mi dispiace. Tanto faccio che voglio. No, è un tu lo fa come ti vuoi. Di volta te lo fumi. Vada Don Belli! Allora? Bene, lei? Lei? Io sono un po' in meno bene perché lei stamattina mi ha trasferito. No. Comunque lo sapevi? No. E dove va? Lontano, Ciccio, lontano. Più lontano dai pensieri. Ma nemmeno indo voi, che tu piace? Ma è uguale, io mi fido. Non ne potevo più di barre e l'ho lasciato e volevano per forza aprirsi a mezzogiorno. Io volevo aprire il tocco. Sì, io ti ho tipo fatto a modo tutto, sei sempre stato. Ma ora, dimmi la verità, i barri a chi tu lo lasci? Alla mia mamma lo lascio. Alla tua mamma? E voglio venire con te, non ce la fu più con i barri. Mi ci porti? Ti ci porterò. Oh, contento te? Contenti tutti. Sì, perché voglio cambiare vita. Oh, sei tarda, guarda. Allora stai disoccupato anche te ora, Povero Don Belli, in fondo mi dispiace, però è un ganzo. Caro Aldo, ti scrivo perché nonostante tutto è stato solo grazie alla tua lezione che ho capito finalmente cosa vuol dire andare oltre l'amore. È la cosa più grande che io sia mai riuscita a provare.
Sai, la Chiesa dovrebbe essere orgogliosa di avere un prete come te, così carismatico, magari un po' troppo naif. Comunque, oltre tutti quei bei ricordi che mi porterò sempre impressi nella memoria, sono a dirti che in un certo modo tra noi il legame ci sarà. Per anni sei stato il benefattore indiscusso della chiesetta di Greve, cercando di portare avanti a sacrificio in ogni modo il tuo progetto. Così adesso lascia che sia io a darti qualcosa. Ho pensato di lasciarti parte dell'eredità donatami da un mio lontano parente e che penso possa servirti per quel progetto che da tempo avevi in testa. Ora spero tu lo possa realizzare. Cara Andrea, e sono qui a scriverti queste poche righe perché sono al settimo cielo. Vorrei ringraziarti e dirti che con la tua donazione da 3 mesi è in funzione quello che avevo in mente da una vita. Il mio sogno, il mio chiodo fisso. Insomma, il progetto per antonomasia. Villa Don Bello. L'ho fatta per quelle persone un po' speciali. O come tu dicevi te, un po' naif. Mi auguro tanto che un giorno poi e tu possa venire a vedere l'opera che ho compiuto. E ora ti saluto, perché qui c'è tanto da fare. Con l'amore fraterno di sempre, tuo Donaldo. Certo, Donaldo, hai fatto un'opera veramente meravigliosa. Sì, alla fine effettivamente sono contento, anche perché io me l'ho messo in testa di fare una cosa bella, però forse mi sarebbe venuta forse più piccola, più ridotta di questa. E invece io ho la sensazione che tu non te ne rendi conto. Cosa vuol dire per questi ragazzi quando non hanno più genitori? Qui, c'hai già chi ci pensa. È vero, è vero. Questa è una cosa molto importante. In fondo io l'ho fatto con questo principio. Vabbè, bene, bene, bene che tutto vada bene. Sai che fa? Ma che fai? Ora però io vado a fare il bagno. Fermo. Che c'è? Ecco, ricordati, stasera c'è la festa per i ragazzi. Con tutta la mano bagnata. Fermo un minuto. E dice disinfetta. Disinfetta? Disinfetta, ma io volevo uscire. Sì. Fermi. No, non ci siamo mica. Non ci siamo. E che ho sbagliato accordo? Ma che accordo? Lei che non ci si capita mai, loro sono stranieri, io sono italiano, loro inglesi, americani, francesi, un lavoro, io sono italiano. O Don Belli, con questi ragazzi per farsi capire bisogna tu usi il linguaggio internazionale. Secondo me è venuto un bel pezzo. Yeah! Ti ha fatto bene mettere la parola, bravo, ti ha fatto proprio bene. Ho fatto bene, sì. E si vede molto di Canali, si vede l'Italia. Poi, e te lo dico la verità, un prete senza parabola sarebbe un prete da poco. Bravo. Questo era Santoro. A proposito, volevo dirvi anche un'altra cosa. Io sono fermamente convinto di aver agito per il bene comune e di tutta la comunità. E anche negli anni a venire continuerò a portare avanti questi progetti affinché il paese cresca e continui a crescere nel tempo. Per aiutare le persone che ne hanno bisogno, le persone che stanno soffrendo. Grazie. Possiamo andare? Un'ultima dichiarazione, per favore. L'ho già fatta, è inutile. Ma l'arrestano? L'hanno arrestato. L'hanno arrestato? Davvero? Seguilo, seguilo. Anche ora quando parte, seguilo. Perché non lo sa? Perché? Perché Belli si nasce! Nel tuo frigo non c'è qualcosa che mi va. Giro scalza alle 6. Dio mio, che freddo che ho.
però non torno in camera. E quando ti sveglierai dovrò parlarti chiaro. Oggi come non mai sono d'accordo con te. Oh, io penso solo a me. Il mio mondo non sei tu. Il rimedio non sei tu. L'aspirina per quando sono giù. Ti ho voluto ma non ti reggo più. La tua schiena così tra le lenzuola e Firenze all'alba che fa venire un nodo in gola. Lo so, sono una stronza ma vivo meglio fuori da qui, tra asfalto ed autogrill e caffè, doppi facce che poi non mi ricordo mai. E lì quando la notte incontra il giorno come non mai, io penso solo.